Ciao a tutti ragazzi, io sono Miri Light. In questo video vi mostro come risolvere il problema per quanto riguarda che il microfono non viene individuato su Discord e quindi l'altra persona non riesce a sentirci. Quello che vi mostrerò in questo video sono dei semplicissimi metodi che possono essere utilizzati da chiunque abbia un sistema operativo di Windows. Fatta questa premessa, vediamo subito come fare. Innanzitutto sembra banale, ma controllate bene che il microfono sia collegato correttamente all'ingresso jack del computer. Infatti, di solito ci sono due ingressi jack, posti davanti o sopra, in base al case del vostro computer, dove uno è indirizzato all'audio delle cuffie e l'altro è indirizzato al microfono. Potete benissimo capirlo dal fatto che ci sono dei piccoli simboli che fanno riferimento alle cuffie oppure al microfono. Voi ovviamente dovrete inserire il vostro cavo del microfono sull'apposito ingresso. Una volta capito questo e allo stesso tempo notate che il microfono non funziona, dobbiamo andare ad aprire Discord e andare precisamente nelle impostazioni. Le impostazioni le trovate qui in basso dove c'è scritto impostazioni utente. A questo punto andate su voce e video e su dispositivo di ingresso inseriamo il nostro microfono. Una volta fatto assicuratevi che il volume d'ingresso sia al massimo. Qui in basso controllate che l'attività vocale sia attiva e che la sensibilità dell'ingresso sia anche attiva. Adesso, se non riuscite a trovare il vostro microfono su questo menu a tendina, andiamo a vedere come fare per farlo apparire. Ritorniamo sul desktop. In basso, sulla destra, abbiamo l'icona dell'audio. Ci facciamo un tasto destro, clicchiamo su Apri impostazioni audio. Poi andiamo sulla destra dove c'è scritto pannello di controllo audio, vi appare questo. Noi dobbiamo andare su registrazione. Qui ragazzi dobbiamo fare un tasto destro e attivare mostra dispositivi disattivati e mostra dispositivi disconnessi. Queste due voci devono essere attive. Una volta attivate, qui vi appariranno tutti i microfoni che al momento sono disconnessi o disabilitati dal vostro computer. Per capire qual è il vostro microfono, magari non è detto che voi ne abbiate solamente uno e quindi ce ne sono di diversi, come nel mio caso, semplicemente li abilitate tutti, quindi fate un tasto destro abilita su tutti quelli che avete, poi dovete parlare continuamente, questo per capire e visualizzare la barra verde che ogni volta che parlate si alzerà per farvi capire che la vostra voce si sta sentendo. Ovviamente la barra non si riempirà con tutti i microfoni, perché chiaramente noi ne vogliamo far funzionare solamente uno e quindi in base a quello che si illumina o comunque che diventa verde come in questo caso dovremo andare a selezionare, quindi cliccare una volta, dopodiché impostarlo come predefinito che trovate appunto qui in basso dove ho il puntatore. Una volta impostato come predefinito andate su proprietà, poi su livelli, impostatelo al massimo, poi andate su avanzate e impostate il valore più alto che avete. In questo modo darete più qualità all'audio quando l'altra persona vi ascolterà. Inoltre lasciate attive queste due spunte. In alcuni casi c'è anche da dire che su personalizza può essere attivata una spunta che disattiva le migliorie del vostro microfono, quindi date un'occhiata anche a quello. Perché non devono essere disabilitate. Poi andiamo su ascolto e dove c'è scritto ascolta il dispositivo dovete togliere la spunta. Poi dove c'è scritto riproduzione tramite questo dispositivo aprite il menu e impostate dispositivo di riproduzione predefinito. Su risparmio energia lasciate pure continua esecuzione in caso di alimentazione a batteria e cliccate su applica e su ok. Benissimo, adesso che noi abbiamo il nostro microfono attivo possiamo andare su Discord, nuovamente nelle impostazioni, voce e video, dispositivo d'ingresso lo selezioniamo perché adesso sarà finalmente visibile e possiamo parlare con i nostri amici. Semplicissimo, io spero che questo video vi è stato d'aiuto, se sì lasciate un like. Ciao e alla prossima da Mary Light.